da Gianmarco Cervi, benvenuti all'ultimo incontro della terza giornata di qualificazione della Coppa dell'Università. In campo ci sono Chievo Veronica e Santo Subito. Ricordiamo che in virtù dei precedenti risultati questa partita ha perso totalmente di significato, diventa praticamente un'amichevole in quanto il Trichis Castro è già matematicamente primo. Poi il colpo di testa e il gol! Gol di Pirera che porta in vantaggio il Chievo Veronica al settimo minuto. Poi Pampolini col mancino, palla fuori non di molto. Il cross e il gol. Il raddoppio del Chievo Veronica, 2-0. Segnato Pirera. Pampolini si libera bene, Pampolini va col mancino, traversa clamorosa di Pampolini, palla che rimane lì, c'è Machiavelli, recupera, verticalizza per Pampolini, Pampolini che salta, secco il portiere, Pampolini gol, Pampolini gol, Chiavo Veronica 2, Santo Subito 1, Pampolini riapre la partita, ho bisogno di un telefono. Machiavelli si libera, Machiavelli gol, mancino, rete! Machiavelli gol, Chievo Veronica 2, Santos 2, la firma di Machiavelli Francesco. Pampolini, palla alta, grande occasione per il Santos. Siamo qui con i ragazzi della Statale, un pareggio per 3-3 contro il Tettenham. Allora, iniziamo appunto dal capitano. Questo pareggio vi garantisce di passare come primi appunto nel girone del trofeo degli Atenei. Cosa ne pensi di questa partita? Poteva finire diversamente? Vi siete impegnati abbastanza? No, è stata una partita equilibrata, poi dopo, nel senso, l'abbiamo amministrata secondo me abbastanza bene, a parte che quando eravamo in vantaggio potevamo gestirla tranquillamente, abbiamo continuato ad attaccare e infatti abbiamo preso due gol, siamo andati anche sotto a un certo punto per 3-2, rischiavamo di passare come secondo. Esatto, sì. Poi dopo, vabbè, siamo riusciti a recuperare fortunatamente e niente, va bene così, dai. Va bene così. Bene, bastava il pareggio, infatti. Cosa ne pensa invece Caso, che è tornato dall'Albania e appunto caso è tornato per caso, cosa ne pensi di questa partita? Che sono 5 kg in più, non riuscivo a buttarmi. Quindi stai giustificando i 3 gol presi? Giusto. Purtroppo devo chiedere scusa ai ragazzi, però che ci possiamo fare, fa niente. La mamma cucina bene. Bene, quindi la mamma cucina bene in Albania, adesso ci sta invitando dalla mamma. Mamma, arriviamo anche noi. E invece cosa ne pensa di Corso, di questa partita? Momento gossip. Dove sei andato? I tuoi amici Masai? Dove li hai lasciati? Li ho lasciati lì, purtroppo non li posso sentire più. Perché loro non hanno la tecnologia. Purtroppo no. Niente, vabbè, parliamo un po'. Allora, cosa pensate? Facciamo un po' di pronostici. Volevo presentarti il nuovo... Ah, giusto! Pep. Piacere. Da dove vieni? Raccontaci un po' di te. Da Catalogna. Da Catalogna, dove? Barcellona? Barcellona. Dove? Tarragona? No. Barcellona? Ah, vicino proprio Barcellona. No, un paese piccolo vicino a Barcellona. Un quartiere. Ah, ok. Un quartiere lì. Bene. E cosa studi? Scienze motore. Ah, ok, come la maggior parte di loro. Bene. Da quanto sei in Italia? Un mese e mezzo, vero? Sì. Ah, non sei, non mi ricordo, cazzo. Un mese e mezzo. Beh, parli bene italiano. Bravo. E ti piace il nostro torneo? No, niente. No. Mi piace te. No, sto scherzando, sì, certo. Ti piace, bene. Ok, allora speriamo di avere... Bellissima, no, come te, scusa. Speriamo di averti qui allora anche nelle prossime partite e anche l'anno prossimo se rimani o se vuoi tornare. Un po' difficile, ma okay. Però per le prossime partite ci sarai, ottimo. Sicuramente, rimane in Italia non si sa. Bravo. Ok, allora grazie mille, salutiamo Pep e tutti i ragazzi della Statale, grazie. Ciao a tutti, siamo qui con i ragazzi del Santos. Ultima partita per voi.
Allora, parlo direttamente col capitano, ci salutiamo qui stasera, cosa ne pensi di questa stagione, com'è andata? Il Santos è stata una grande squadra, siete molto uniti, ci siete piaciuti tantissimo, cosa... Ragazzi, no, con loro ci penso io. Sono venuto di corsa solo per voi, ho il fiatone. Aspetta, ragazzi. Grazie per l'accoglienza, ero sull'altro campo, ho il fiatone, però io vorrei fare un plauso a questa squadra, e lo dico davanti a tutti, e non mi... infatti ne mancano due, però vorrei fare un plauso... Siamo tutti. Un plauso a questa squadra. Ragazzi, manteniamo l'ordine, almeno. Un plauso a questa squadra che, a mio modo di vedere, da organizzatore lo posso dire, è stata la miglior squadra a livello di organizzazione, di precisione e di organico di tutto. No, è vero, va detto. Siete anche di bellezza. Non di bellezza perché Pellerò abbassa la media. Quindi è quello che non gioca più. Per quello. Quindi io vi ringrazierei a nome di tutto lo staff. E che questo sia solo il primo di tanti anni insieme, perché davvero meritate molto come ragazzi e come squadra. Questo davvero detto ciò. Per voi magari si può fare un'eccezione, vediamo. Detto ciò, io non so neanche quanto avete fatto oggi. Non so nemmeno io. 4-0 contro Chievo Veronica. Allora io parlerei col capitano. Come sì, no? Sì. Era il finto. Dei replicanti. Stendiamo un velo pietoso e ci pensa lui che ha visto la partita. Io volevo solo salutarvi. Ciao ragazzi. Capitano. Allora ragazzi, l'ultima partita, ci dispiace per la vostra eliminazione. Stra simpatici, bella squadra. Basta quello. Purtroppo finisce qui, ci rivediamo l'anno prossimo. Sicuramente. Cos'è successo oggi? Lascio parlare voi, dai, Torti. Oggi esiste anche il piccolo livello. È successo che non eravamo motivati. Dopo la prima partita, non avevamo neanche iniziato la seconda, eravamo già fuori. Abbiamo vinto contro il Benfica. Così, un po' di inerzia. Abbiamo vinto bene, potevamo far meglio, ci siamo presentati qua, abbiamo provato un modulo diverso per giocare con due punte. Non è andata benissimo perché eravamo leggeri dietro, abbiamo cambiato un po', abbiamo recuperato la partita, poi abbiamo scoperto che erano dei replicanti vestiti da Chievo Veronica. Lì per lì mi sono un po' spaventato quando ho visto che cambiavano pelle alla fine della partita, è stato bruttissimo. Però vabbè, poi sono andato dal mio capitano che mi coccola quando ho dei problemi. Allora, sentiamo il capitano cosa ne pensa. Comunque vabbè, quello che è successo, lo sapete. Comunque, raga, però abbassate la voce. Quello che è successo, quindi comunque la serietà è importante, perciò per quello che ci riguarda avete vinto 4-0 a tavolino, quindi comunque è finita 6 punti, onestamente, arrivate secondi, il Trichi Scastro l'ha vinto anche oggi, quindi comunque se non sareste stati eliminati, nato purtroppo... Sotto il segno del culo, Trichi. No, l'ho visto l'oroscopo. No, ah, ok. Facciamo i complimenti. Capitano, cosa ne pensa? No, il Trichi ha fatto il girone, il Trichi ha giocato meglio di noi, cioè ci ha battuto nello scontro diretto e per quello siamo fuori. Noi comunque sia tutto l'anno abbiamo fatto discretamente bene, quindi tanti progressi, grazie. Quanto rammarico c'è? Ci dispiace perché potevamo, se non perdevamo la prima ce la giocavamo fino in fondo. Peccato comunque sia stato un buon anno, ci siamo divertiti. Va bene. E il bomber dov'è? Dov'è il Papo? Bomber, vieni bomber. Ehi, messia. Mister, tu, tutti, siamo tutti qua. Allora, il bomber oggi si è andato in gol. Purtroppo non ti verrà conteggiato perché vabbè, un 4-0 a tavolino. Dai, due parole veloci, che stai scaricando la telecamera. Vabbè, è stata una bella esperienza. Abbiamo dato tutto e ci vediamo l'anno prossimo. Va bene, grazie ragazzi, alla prossima. Un applauso, forza Santi.